Buonasera a tutti. I'll speak in English. So I made this book and I'm going to try to explain how I came to it. I studied visual arts photography and I graduated in 2005, which was an amazing moment because everybody had access to digital photography. So immediately I sold all my cameras. So I live in Athens, but I wasn't really connected to that place. So in the lockdown, I decided to start a publishing adventure. There are these, in the meantime, 10 titles in the catalog. I surrounded myself with a group of people to as a writing experiment on the Aegean islands, the islands between Izmir, Crete, and Athens. And the themes go from vernacular architecture, nation building, to hermaphroditism, to extraction practices, not only like how things are taken from underneath the ground, but also how they are then exported. Migration, the expression of love and affection, imagination around tourism, the beach machine is critical spatial practice, like how can we, when do we speak of a shoreline and when does it actually become a beach? Like even if a beach, these leisure spaces may look like something to hang out there. They're full of protocols and full of rules, but also public health in crisis. The lazarettos and islands as quarantine places before you would enter a city. If you would travel 100 years ago, you would often have to quarantine for 40 days. So we print once per year. We came out with four books the first time, and every year we add two books to the series. And so as I see this content-driven publishing and a writing experiment, all the books are there. I see this as a part of my artistic practice. But then also as an artist, because I want to write, and I don't want to print it on the walls, but I want to print it into books, it comes with distribution, and so I learned quite quickly by asking some very naive questions to people. Like it's really undertaking like artistic ideas and then be all of a sudden confronted with the market. That is an industry actually, books. I had no idea, I was very naive. And then it's also to try to play with that market because the success of the project is mostly because of the fact that it's a series and people have read one. And then the beginning of 2019, I read an article in The Guardian that Bialetti was bankrupt. I thought that was a little bit strange. So I started to do some research and I couldn't find on Google you really only find the most obvious things, but then even the way the Bialetti is described in the catalog of MoMA had a mistake. And this mistake I could see by doing half a day of research. So I was like, this is a bit strange. And this research led me to see that the Bialetti factories used to be close to the Lago Maggiore in Crosinallo, Omegna. I was looking, I'm in Athens in the lockdown in my studio. And I'm on Google Earth, and I see that on the other side of the Lago Maggiore, there is the Museum of Anthropocene Technology, a small private museum by a retired scientist. So I was curious, and I was like, okay, I want this. Let's see what is left of this factory. I contacted them. They were eager to help me with translations, to drive me there, and I met Tina Bialetti, the younger sister of Renato Bialetti. I met a few people, Chiara Alessi. I met a few people in the industrial family of both Bialetti and Alessi. But the most, what I was fascinated by mostly is that every Bialetti has a code inscribed in itself underneath the filter and if you open the lid. It was not so obvious for me in the beginning, so I thought as an artist I would try to endeavor to through speaking to people try to figure out this code. And then I also learned that it's good to go twice. Then COVID became a bit more intense, so I could only go back in 2021, where I had mostly met industrial family members. In the second time, I had a very good assistant, Sarah Katin, who organized me meetings with the union workers of Bialetti, the secretaries, factory workers, and they were, of course, able to explain the code more or less to me. And this code was then confirmed by Alberto Alessi, who was also very generous with his time and who was maybe the only person at that time who could understand
why, as an artist, I look at such an industrial object. So I have this fascination for this code that I couldn't understand. And if at house parties with friends, I would go to the kitchens and I would try to see the code, and I would find codes that had a complexity that I had never seen. So I would either steal it or try to replace it. So that's gradually how I started collecting, making this collection. I also understood why there was a reason why there's not really a catalog made by Bialetti. And so gradually I started building this collection. I have now 62 machines. And as an artist, you when you have ideas, you try to speak to museums or to institutions to then produce a work. In the end of the day, and nobody wanted to have anything to do with that. Definitely not in Italy, except for this very small museum of Anthropocene technology, but of course they could never come with the funds. And then I had a good dialogue with the Design Museum of Leipzig and of Ghent, and I almost got them far enough to sell them my collection of 62 very random machines. And then they backed off in the last minute because they were like, because there is no catalog, we cannot buy this. Because we don't know which is the first machine and we don't know which is the last one, so your collection is worth nothing. I was like, but this is not a design collection, this is an artwork that I'm selling you. It's an artwork by David Berger, it consists of 62 machines, and I need to sell this. It would be great if you could like take care of this as an artwork, and with this money I will produce a catalog. My interpretation of what could be a catalog. And then I was able to convince Spector Books in Leipzig to, it took a while. Because of this tons of interview material I had done, I had walked around this factory, and I think it's this kind of situatedness of information that I was sitting on, that I wanted to combine with creating a rather aesthetic design and like beautiful photography. Or like I wanted to create an aesthetic experience with the machines that we all know, combined with this situated knowledge that I had created, and that was, I felt, rather unique. So the way the every machine has one page, and the entire code, of, first of all, I give it a, my number, yeah. So this is David Berger, Bialetti A catalog number 8, number 9, and then I trace all the codes in the marge of the page, and so it goes for, this is how the book develops. But then, you know, there was a lot of discussions like, but okay, but you don't know like 100% of the code. You have to know this. Like, I was like, yes, but there's also reasons why I don't know this code. And I've been working on this for 4 or 5 years. Maybe COVID slowed things down a bit. But yeah, it was like this, how much knowledge of what you know, what you gather. I've interviewed a lot of design historians too. How much can you reveal and how much do you want to let the book speak for itself? I don't have photos of it, but there's also a text in the beginning that is my findings from this psychogeographic research. And then I also wanted to make an installation with all these symbols I had found in the machines. Nobody wanted to pay for that either. So at this point, there's only the book, which is my proposal for a catalog of Bialetti, because Bialetti never made one. And I learn things about it every day. Giulio told me now even that you designed, yes, at least one of the machines or part of the. Per me è interessante questo perché lui è un artista, però che guarda tutta la vicenda della caffettiera con lo sguardo artista, ha costruito questa collezione di 60 caffettiere. 64. 62. Quindi chiedendo agli amici, ci ha messi insieme e li ha, pur essendo molto simili tra di loro, ci sono delle piccole differenze, ci sono i codici. Sì, allora sì. Ha cercato di decodificare i codici. E in questa interlocuzione col museo, per cui cercava di spiegare che era un lavoro d'arte, però avendo a che fare con una collezione di oggetti industriali, ancora non c'è una consapevolezza del valore. Cioè c'è sempre un'ambiguità su questo fronte. Quindi è interessante questa... Quindi l'impossibilità del museo di Lipsia, se non sbaglio, sì, di comprare la collezione, che non esisteva un catalogo con l'interpretazione dei codici. E quindi lui ha cercato di, ha fatto questo catalogo, però anche non essendo riuscito poi nel dettaglio a interpretare, quindi anche facendo un lavoro di disegno, per esempio, e anche di così, interpretazione dei codici, costruendo anche i propri codici, per cui i codici sono quelli della sua collezione. Ok,
Credo che il tema della Bialetti, cioè, adesso io lo guardo dal punto di vista ovviamente non artistico, ci sono due temi, un'infinita collezione di oggetti, a volte nati, io ho vissuto alcuni anni con la Bialetti lavorando per loro, quindi c'era una proliferazione neanche troppo ragionata dal punto di vista produttivo di caffettiere, no? Che derivavano, che gemmavano da quella principale. E dall'altra parte non c'è mai stato, nonostante l'azienda sia così, come si può dire, che rappresenti in qualche modo il design italiano, tantissime volte la Moca Bialetti è un condensato, un pezzo unico per raccontare l'universo mondo del design italiano, ecco, nonostante ciò non esiste un catalogo dei prodotti della Bialetti. Quindi questo è un tema, però la terza cosa che vorrei dire è che questi oggetti che vediamo della collezione sua sono oggetti che a mio avviso si possono ancora, cioè non hanno ancora, non godono ancora della rarità, del pezzo unico, della cosa che può sollevare veramente l'interesse per un museo, penso un museo dedicato alla cultura oggettuale, un museo d'arte contemporanea può leggere questo fatto qua come una cosa di interesse. Però tutti questi oggetti qua li troviamo, per fortuna, ahimè, in ogni bancarella. E in ogni mondo, casa. Anche, oltre che in ogni casa. Sì, no, ma dico, ma poi a volte certe cose, affinché ci sia anche un interesse, per esempio la moca numero uno della Bialetti, quella che è conservata ancora dall'attuale proprietario dell'azienda, certo. I don't have numero uno, this is the only thing I know. This is the only one I know I don't have. Because I saw it, but then, yeah. L'ho sempre vista nella vetrinetta, che era stato il primo prototipo, quella col piccolo manico, ed è la vetrinetta del proprietario della Bialetti, dell'attuale proprietario della Bialetti, che giustamente qua viene citata, che è la Rondina, un vecchio gruppo bresciano, che poi ha preso, è diventato Bialetti Industria, e la conserva. Quindi c'è quella, l'unicità del pezzo è lì, anche se risale agli anni 30, e poi dopo la Moca è diventato altro. Però non so se quelle cose che dico c'entrano qualcosa. No, hanno senso, ma per me è interessante che un museo non voglia fare la storia, cioè non voglia scrivere la storia, non voglia finanziare un progetto di ricerca o anche narrativo per raccontare una storia. Yeah, I really try to create another kind of narrative, but yeah, also to do create a narrative. And to bring them into so there is a void of information around them, but I'm not a historian. But I think as an artist, I can do something else with that. Yeah. And then, yeah, I think also there is a role of the artist inside the museum. Ascoltando la storia che David ha raccontato, la cosa che stride è che lui abbia presentato un pezzo d'arte. Well, and me... ended up with your work on the catalog. Yeah, it's just the clash is a bit that nobody was interested because it's industrial design, and that I then had to go with the one publisher that was interested and create a fictive catalog. We had a big discussion at Spector towards the very end. They only wanted to do the page numbers. But of course, there was a text coming before in the book, and I was like, no, every machine has a number, and I would like there to be people afterwards to interpret my catalog and say, David Berger's catalog, number 25, we see this, and so I hope I contribute to, by producing this possible catalog, that I contribute to the discourse. Also, mi sembra anche interessante che il collezionista
si liberi della collezione, tu non ti libereresti mai delle tue collezioni. Mi rendo conto che sono capace solo a comprare, ma non a vendere. Direi così, a volte spendo tutti i soldi che mi danno per un incarico di curatela, adesso per una mostra di Luca Molinari al museo di Mestre, per comprare delle cose che mi mancavano. Quindi mi sento, metto a posto la coscienza, perché credo che siano soldi come tipo fondo spese, no? Pareggio i conti così, anche per togliermi certi sfizi che mi interessano, per esempio la pasta matic, che questa a un certo punto in Italia ci sono state queste aziende che hanno cominciato a produrre oggetti di massa che andavano veramente nelle case di tutte le persone, e una era la pasta matic, poi era, non so se avete in mente, aveva un'architettura incredibile, un cubo che realizzava la pasta fatta in casa, quello che sapete. E questa era Simac, che poi aveva fatto, poi c'è un'altra azienda che aveva fatto la pizza matic, forse la stessa, per una specie di forno per la pizza. Poi c'è un terzo oggetto incredibile, che era il bidone aspiratutto, questo ha vinto che è il compasso d'oro. E cioè oggetti che, ecco, quelle cose, quel mondo lì, no, di oggetti che mettono insieme valori e design, ma che arrivano a tutti, veramente senza bisogno di comunicare chissà quel plus valore estetico, spirituale, e niente, cioè arrivano e sono un po' di misteri, esattamente come la Moca Bialetti, perché la Moca Bialetti, la sua introduzione sicuramente nel mercato italiano ha sconvolto una modalità, un'usanza, una ritualità del fare il caffè. Cioè ha destabilizzato totalmente la caffettiera napoletana, no? Perché immediatamente la caffettiera napoletana è invecchiata, non aveva più senso, era troppo complicato, a volte ci si bruciacchiava anche un po' le dita, lo sbuffo del vapore bagnava dove non doveva. Quindi l'innovazione tecnica ha veramente messo in cantina. Gli oggetti invecchiano perché arrivano oggetti nuovi, e questi oggetti nuovi però devono essere in grado di veramente accantonare l'idea precedente. E la Moca Bialetti, come pochi altri oggetti, ha avuto questa... Scusatemi, io ho solo uno sguardo di questo tipo, cioè no, oggettuale, industriale, non vedo altro, se non... direi che... Forse il dispiacere che ho è vedere come è messa adesso la Bialetti. Ma credo che sia proprio la scintilla che... Sì, è partito da lei. Comunque della situazione crisi industriale profonda, quella è stata la scintilla che ha messo in moto questo suo desiderio. Infatti, però Francesca, lì cioè la Bialetti ha fatto, cioè io mi riferivo non tanto all'ultimo fatto che è ormai, diciamo, ma tutti i passi che hanno condotto quell'azienda all'inferno, perché l'apertura di questi negozi di paccottiglia prodotte in Cina, la chiusura della produzione a Crusinallo, non sono un gran nostalgico se le cose possono essere prodotte in altre parti del mondo, ma con un cattivo gusto esagerato, la caffettiera dedicata agli alpini, tutte queste cose qua, no? Cioè nessuna attenzione per una qualità estetica e di che potesse confortare o perlomeno avvicinarsi a quei record. Questa è stata la marcia verso l'inferno, no? Poi alla fine siamo arrivati a questi punti. No, volevo dirvi una cosa che mi racconta sempre Alberto Lessi, perché poi le due famiglie sono parenti, e diceva che il fondatore della Bialetti, Renato, aveva costruito l'edificio, la fabbrica della Bialetti a Omegna, a dispetto della normale, visto che qua siamo anche in un posto dove si fa architettura, dove si parla di architettura, a dispetto delle solite fabbriche costruite a un unico piano, ovviamente piano terra eccetera, quindi diffusione orizzontale, lui aveva costruito la fabbrica su più piani. Ma perché? Perché diceva, se un domani non funziona più la Bialetti, questo può diventare una clinica. Cioè l'aveva pensata per trasformarla in una clinica anche per lunga decenza. Sì, su piano. Però questa cosa qua aveva creato un sacco di problemi, perché poi nel processo industriale un'azienda su più piani non era confortevole. Però era divertente anche queste strambe visioni, anche architettoniche. Poi una volta, io penso che c'è un momento in cui tutto è cominciato a crollare, e quando hanno preso gli attuali proprietari, o se prima o post fallimento, hanno preso la Moca Bialetti e hanno cambiato il pomolo, il manico e leggermente anche la curvatura del coperchio. Cioè,
Questa è la moca, diciamo, autentica, con quel manico che è un po' tipo un braccio di una, di un Ercole. Poi a un certo punto hanno fatto una cosa, volevano, si vergognavano un po', forse, sai quelle stupidaggini, allora l'hanno voluta restilizzare, l'hanno fatta morbida, tutte queste cazzatelle qua. Forse avevano chiesto anche a me di fare questo intervento, perché io lavoravo per loro anche senza indicare il nome per fare piccoli lavoretti. E io avevo detto no, lasciatela stare, ma poi l'hanno fatta ugualmente. Io credo che da lì sia partito tutto, perché... Allora, se tu vedi il manico è ammorbidito, sì, il manico si vede. Ma anche il pomolo è un po' più addolcito, cioè hanno voluto, sai quelle azioni di marketing per dire dove sembrava vecchia e allora devi cominciare a fare queste piccole operazioni, un po' come quello che è successo con la Fiat Multipla, che nella sua, nel modello principale, il primo, nella sua totale, come si dice, brutalità, era, e aveva un senso, poi hanno voluto cambiare, fare il cofano un po' che assomiglia alle macchine normali. Piccoli dettagli che magari vedo solo io. Una volta l'avevo detto a Jasper Morrison, perché lui nel suo libro Super Normal aveva messo questa caffettiera col manico cambiato. Io ho detto avresti dovuto usare l'altro, ma lui mi ha guardato e mi ha detto niente. Ma c'è stato un momento in cui questo, come si dice, questa conduzione dell'azienda aveva fruttato tantissimo, diciamo che non hanno impiegato i denari che hanno raccolto, aprendo anche tutti quei negozi, punti vendita in tutto il mondo, non sono stati bravi a gestire questo successo, ma successo c'è stato, perché comunque loro hanno comprato un'azienda che era già in difficoltà, quindi l'ha acquistato questo strano piccolo gruppo di Brescia, che invece poi negli anni è riuscito a pomparla, forse più di quello che era, ma io non sono un economista, non lo so, cioè a me sembrava, io penso che in quei negozi di Bialetti, Store, sono il male. Poi in realtà è anche cambiata la tecnologia nel frattempo, perché sono nate le capsule. E... ma quello, io penso che, vedi che adesso tutte le aziende sono arrivate a, comunque a mediare questo fatto qua, no? Pensa che la Lavazza ha cercato di condurre la sua battaglia con la capsula propria e poi a un certo punto hanno dovuto arrendersi allo standard della Nespresso. Tutti, perché ha vinto. Ma io dico, ha vinto, sì, certo, perché c'è dietro il gruppo, la Nestlé, eccetera, ma c'era anche una qualità di quelle macchine, una qualità estetica. Le prime macchine, e comunque le attuali macchine Nespresso, sono indubbiamente più belle dei primi modelli della Lavazza, non so se vi ricordate le macchine della Lavazza che oltretutto non funzionavano, ma prima di tutto erano brutte, a modo mio, erano a blocco così, non funzionavano mai ed erano pure brutte. Quelle della Nespresso erano belle, cioè come dire, mi piace pensare che forse il valore estetico ha un peso anche per guidare certe scelte. Allora mettiamola così, se Nespresso avesse fatto delle brutte macchine, avrebbe avuto lo stesso successo, sarebbe riuscita a imporre il suo standard, cioè detto ad aziende italiane che fanno il caffè da sempre, per quanto riguarda la Lavazza, è un po' strano. So, as an artist, I look at these cracks in history, in often architectural design history, and this is how I come to produce this book. Grazie. Evviva. Grazie.